Avete mai apprezzato il pinzimonio? È un antipasto leggerissimo e a volte usato anche come aperitivo. Ma se vi dicessi che potreste farci quasi un pasto completo se fatto come vi spiego io, ci credereste? Beh, se non ci credete, fra un poco vi mostro che vi sbagliate. Oggi vi faccio vedere come fare un pasto quasi completo con un pinzimonio è possibilissimo. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video del sabato. Io sono sempre Pasquale, il vostro Nutrition and Lifestyle Coach. Come sempre nei miei video del sabato mi occupo di farvi vedere delle ricette o di parlare di cibo, per lo più sotto un aspetto prettamente culinario, con una parte un po' più lunga dedicata alla preparazione della ricetta. Oggi volevo rivisitare un po' con voi il pinzimonio, molto utilizzato in estate grazie alla sua freschezza, sia come aperitivo che come antipasto. Ma secondo me si può ottenere molto di più dal pinzimonio. Basta usare un poco di fantasia ed integrare assieme al classico pinzimonio italiano un po' di cucine, diciamo, tipiche straniere. Sarà infatti un gustoso mix di cucina greca, messicana e libanese, ed inoltre sarà di una grande semplicità da preparare in tutto. In più, oltre alle vitamine, fibre e sali minerali delle verdure del pinzimonio, avendo un pasto completo, aggiungeremo anche i macronutrienti come i carboidrati, le proteine ed i lipidi. Alla fine della ricetta vi metto anche tutti i valori nutritivi in termini di calorie, di macronutrienti, per cui appunto carboidrati, proteine e grassi, e anche dei micronutrienti, per cui i sali minerali e le vitamine. Come d'altronde faccio sempre, così sapete cosa state veramente mangiando. Bene, ora partiamo con la ricetta, perché ogni volta che mi metto a fare e a girare questi video mi viene una fame assurda. E fortunatamente non faccio mai video su dolci, caramelle o altre cose altamente dannose, altrimenti sarei già in pessime condizioni. Le dosi che vi propongo oggi sono per 4 persone. Per preparare tutto potete usare sia un robot da cucina o fare anche a mano. Dipende un po' da come volete la consistenza delle salse. Io faccio con il robot da cucina di solito. Se voi non avete uno, va bene anche senza. Se siete curiosi di sapere quale uso nel video, vi lascio anche il link in descrizione. Come vi ho accennato poco fa, integriamo diverse cucine e culture in questa ricetta. Infatti, invece di usare il solito mix del pinzimonio fatto ad esempio con olio, magari con aceto balsamico, limone, prepareremo 3 diverse salse: il guacamole messicano, l'hummus libanese e lo tzatziki greco. Ora vi guido passo passo nella preparazione delle 3 salse. Io ho utilizzato i seguenti ingredienti per 4 persone. Partiamo con lo tzatziki: 250 g di yogurt greco non zuccherato, mezzo cetriolo, uno spicchio d'aglio, un pizzico di sale e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Invece, per la guacamole ho usato 2 avocado maturi, il succo di un lime o in mancanza il succo di un limone, di mezzo limone, uno spicchio di aglio, mezzo pomodoro o 2 pomodorini piccoli e mezzo peperoncino e un pizzico di sale. Io il peperoncino, come al solito, non lo metto. Per l'hummus abbiamo utilizzato 250 g di ceci in scatola drenati del liquido e sciacquati, 2 cucchiai di salsa tahini, se non vi piace il sapore potete anche non metterla, io per esempio non la metto in questa ricetta, un mazzetto di coriandolo, un mazzetto di prezzemolo, il succo di mezzo limone, circa 20 g di olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio e poi, per insaporire, del cumino, della paprika e un pizzico di sale. Per le verdure da utilizzare per il pinzimonio lascio a voi la scelta in base ai vostri gusti. Siete veramente liberi di spaziare assolutamente. Potete usare lattuga, insalata belga, radicchio e chi più ha più ne metta. Io qui userò delle semplici carote, del sedano e un peperone. Per preparare la tzatziki versate il vostro yogurt in una terrina abbastanza capiente, poi tritate finemente l'aglio con un coltello e poi aggiungetelo allo yogurt. Fate la stessa cosa col cetriolo, ma deve essere bello fine fine. Dovrete poi rimuovere un poco di acqua del cetriolo con un pezzo di carta da cucina per evitare che vi diventi troppo annacquato, troppo acquoso. Aggiungete il tutto allo yogurt, in più salate a piacere e infine versate i 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Mescolate per bene e riponete in frigo. Sarà bello fresco per quando ci serve. Per la guacamole invece, se avete il robot da cucina, potete ottenere una consistenza molto più cremosa, ma potete fare anche tutto con una semplice forchetta. Sarà leggermente di grana più grossa da masticare. Qui io vi faccio vedere tutto con una forchetta, così se non avete il robot da cucina vedete come si fa. Per cui pulite i 2 avocado come vi sto mostrando, eliminate il mega nocciolo gigantesco e ora estraete la polpa e versatela in un piatto fondo, la fate con un cucchiaio. Cominciate poi a schiacciare la polpa con la forchetta. A parte, su un tagliere tagliuzzate prima l'aglio, oppure potete anche usare uno schiacciaio, poi aggiungetelo alla polpa di avocado. Poi su un tagliere tritate finemente il pomodoro con un coltello. Fatelo bello fine, mi raccomando. Fate la stessa cosa col peperoncino, se siete così matti da amare il piccante, ed ora aggiungeteli alla polpa di avocado. Ora potete salare e infine aggiungere il succo di limone. Mescolate bene e riponete anche questo in frigo. Siamo arrivati all'hummus. Qui sinceramente vi consiglio vivamente il robot da cucina, e se non lo avete magari potete optare per un passa verdure. Io qui uso il mio,
piccolo regalo di Natale che mi sono fatto da solo e anche se mi chiamo Pasquale mi sono fatto il regalo di Natale. Lo so, la battuta idiota non l'avevo ancora fatta, dai, per questo video, per cui dai, un po' di astinenza di stupidità ogni tanto è. Ora nel mio robotto da cucina verso prima i ceci, che comincio a tritare col programma intermittente. Poi aggiungo le erbe, il prezzemolo e il coriandolo, e trito ancora prima intermittenza e poi comincio ad andare con la con il modo continuato, a bassa velocità. Subito dopo aggiungo l'aglio e continuo a tritare per bene. Ora è arrivata l'ora di aggiungere la parte liquida. Aggiungiamo quindi la salsa tahini se la volete, io qui non lo faccio perché non mi fa impazzire e poi perché non l'avevo più in casa. Poi l'olio extravergine di oliva e infine il limone. Salate e continuate a tritare finché non otterrete la consistenza desiderata. Mettete anche questo in una terrina e aggiungeteci un po' di paprika e un po' di cumino. Mescolate di nuovo per bene e riponete in frigo a riposare. Intanto tagliuzzo le carote, il sedano e il peperone a ristarelle da poter utilizzare un po', diciamo, cucchiaio per tirare sulle tre salsine. Saranno appunto i nostri cucchiaini in cui intingere le salse. Se siete pigri, mettete le salsine nel piatto e usate il cucchiaino per spalmarle sulla verdura. Questo è il mio risultato e vi assicuro che è buonissimo. Ora passiamo ai dati nutrizionali. Vediamo esattamente cosa abbiamo mangiato. Per questo pasto ho considerato che ognuno di noi abbia mangiato una carota, un gambo di sedano e mezzo peperone. Per le tre salse circa 3 cucchiai di hummus, 2 cucchiai di guacamole e 2 cucchiai di tzatziki. Almeno questo è quello che secondo me mangerete, ma se volete esagerare fate pure. È tutto fatto in casa e comunque compensate con la tanta verdura cruda che state mangiando. Dunque, la nostra porzione di oggi ci ha donato circa 363 kcal. Di questo pasto la composizione è stata di 22 g di carboidrati, poi abbiamo 26 g di grassi e inoltre quasi 11 g di proteine. Inoltre, data la verdura consumata, abbiamo ingerito circa 350 g di acqua e anche questo non è male. Per i carboidrati che abbiamo ingerito notiamo che quasi la metà dei 22 g è composta prevalentemente da fibra alimentare con circa 10,5 g. E così facciamo felici anche i nostri batteri nella nostra microflora intestinale. Per quanto riguarda i grassi abbiamo tantissimi omega 3 e omega 6 che ci portano a ottenere e superare la nostra richiesta minima giornaliera. Inoltre arrivano insieme anche altri tanti grassi poliinsaturi, quasi a coprire la quantità consigliata giornaliera. Passiamo adesso ai sali minerali. Salta subito all'occhio che abbiamo delle ottime dosi di quasi tutti i minerali. Sodio, potassio, calcio, magnesio, ferro sono quasi tutti vicini alle quantità minime consigliate giornalmente. Anche fosforo e rame e cloro sono presenti in ragguardevoli quantità. Parliamo ora delle vitamine. Senza bisogno che io ve le faccia notare nel grafico, guardate la vitamina A e la vitamina C. Vanno veramente alle stelle. Di vitamina C avete 3 volte tanto la RDA e di vitamina A più del doppio della RDA. Le verdure non fanno bene solo a parole. Poi, in grossa evidenza, abbiamo anche la vitamina E, un altro favoloso antiossidante che lavora in stretto contatto con la vitamina C, in quanto quest'ultima aiuta la vitamina E a ripristinarsi dopo la sua ossidazione. Altre vitamine che vediamo in evidenza sono alcune vitamine del gruppo B, come la B9 e la B6, e abbiamo anche delle discrete quantità delle vitamine B1, B2 e B3. Bene, anche per oggi spero di avervi fatto mangiare con gusto, ma in maniera salutare. Ora vi lascio il tempo di prepararvi questo piatto facile, semplice e gustoso e di farvelo mangiare. Spero poi di avervi fatto venire una fame da lupi. Il prossimo mercoledì il video sarà su un altro vegetale, anzi su un frutto, il caco. E non fate battute sceme, quelle le faccio io. E credo di farne tante durante il video. Parleremo della sua storia, proprietà nutritive e anche di alcune idee su come prepararlo, anche in ricette salate. Ma non vi voglio rovinare la sorpresa, non perdetevi questo video. Vi ricordo che tutti i miei video del mercoledì sono relativi alla divulgazione e sono anche pubblicati come podcast sotto formato di audio, per cui è nel caso in cui non abbiate del tempo per stare a guardare i miei video, ma vogliate semplicemente ascoltare il podcast mentre fate dell'altro. I miei podcast li potete trovare su iTunes, Spreaker e Spotify. Basta che cerchiate Pasquale Riganello. Vi ricordo che sono anche sui social networks come Facebook ed Instagram e da poco anche su Twitter e poi su YouTube, dove pubblico solo ed esclusivamente i miei video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube e cliccate sulla campanella delle notifiche, così sapete quando vi rompo le scatole. Inoltre, se siete curiosi su chi io sono e su cosa faccia, potete visitare anche il mio sito internet www.healthmefood.com. Bene, anche per oggi vi lascio andare. Mi è rimasto solo da dirvi eat well, live well and smile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!